promesso nello scorso episodio, vi avrei iniziato il gameplay da un posto alto. La vedete quella piramide laggiù? Bene. Dopo che ho esplorato la precedente piramide, mi sono diretto nuovamente nel deserto perché volevo esplorare meglio la zona e ho trovato un'altra piramide. Non l'ho registrato perché sarebbe stato un replay e non era il caso. Comunque, utilizzando quella piramide nuova che vedete in lontananza, ho deciso di iniziare il gameplay da qui e proseguire nella direzione opposta. Avevo notato un bioma africano e sto pensando di girarmi ben bene la zona per trovare qualcosa di nuovo. Ho chiesto a mio fratello di fare un'altra volta il commentary, però stavolta utilizzeremo un sintetizzatore differente e lui parlerà come se fosse lui stesso a giocare, perché il commentary che fa non è molto divertente. Quindi incominciamo a procedere verso il nuovo bioma, che si presenta desertico. Come avete visto dall'inventario, non ho portato molte cose. In questo modo potrò raccogliere molti più elementi mentre procedo in questa nuova esplorazione. Da quello che ho capito, questo bioma che sto attraversando è la savana. E immagino che questi alberi siano appunto la caccia. Comunque per il momento non sono interessato alla caccia, semmai ne farò un po' di scorte attorno, sempre se non sarò troppo pieno. Quello che mi interessa principalmente è il bioma che sta dinanzi a noi. L'avevo già notato in altri punti, però non l'avevo ancora esplorato. Con precisione, queste montagne di diversi colori, che ancora non ho ben capito che razza di bioma è. Perlomeno non ne ho trovato traccia. Vediamo un po' la composizione. Ecco, per esempio, questa è interessante. Sabbia rossa. Penso che farà un po' di scorta. Quello che mi incuriosiva, invece, è questi blocchi. Ancora non ho capito che cosa sono. Non appena. Ah, eh? No, non va bene. Neanche questo. Usami il piccone. Argilla. È un blocco di argilla indurito, per cui non ci posso fare i mattoni, però posso utilizzarlo come blocchi da costruzione. E come vedete sono di diversi colori. Penso che questo qui sia grigio. Sì. Mentre invece questi qua normali penso che siano quelli base, cioè senza alcuna colorazione. E come vedete c'è abbondanza di questo materiale. E neanche troppo distante da casa, per cui non è una cattiva idea fare un po' di scorte e prenderci questo materiale. Comunque lo utilizzerò più che altro per innalzarmi o spostarmi nella zona. Penso che farò scorte molto più possenti quando deciderò di ritornare a casa, sempre se trovo qualcosa che valga la pena tornare a casa per depositarla. Però secondo me fare tanta scorta di tanto materiale che non so nemmeno se lo utilizzerò può sembrare uno spreco, ma visto che mi trovo in una zona abbastanza nuova e non so esattamente lo spawnare dei mob come sarà, presumo che non sia sconveniente avere del materiale da costruzione, sia per costruirmi una casa, un rifugio o altre cose.
Comunque, seguendo sempre la bussola, mi sto dirigendo sempre nella direzione opposta alla mia casa. È il modo più sicuro di non perdersi. Una sola direzione, un solo percorso. Vediamo un po' di salire in alto e di poter verificare bene la zona dove stiamo. Anche se ormai è evidentemente chiaro che ci troviamo in una zona in cui le montagne sono fatte principalmente di argilla. Questo è un bioma interessante comunque. Non l'avevo mai visto. Montagne intere a strati di argilla colorata. La cosa che mi meraviglia è capire in questo bioma come si è andata a colorare l'argilla senza utilizzare dei coloranti, cioè in modo naturale si è colorata, questo è veramente strano. Posso capire un mondo fatto di argilla, di montagne d'argilla, però di argilla indurita, ma come si è colorata questa argilla? È un po' strano. Con un po' di fortuna la prima vetta è stata scalata, anzi abbiamo attraversato la prima montagna. Adesso vediamo di attraversare anche quest'altra. Possibilmente prima che cala il sole. Questa è fortuna. Un ponte naturale di argilla che collega le due montagne, anzi le due creste. Però questo legnacolo è strano. Legno di quercia, però è molto più scuro. Forse è solamente il colore che è differente. Magari, forse ho capito. Il terreno è argilloso, per cui non è colorato di verde, ma è colorato di marrone, quasi secco. Infatti pure il prato ha una colorazione non verde, ma marrone, dovuta probabilmente alla presenza di argilla nel sottosuolo che ne causa questa colorazione diversa. Nella sua assurdità, questo mondo ha una sola logica. Questo è un bene. Scusate se non mi fermo a controllare bene la zona, però più o meno è la stessa. Voglio cercare di arrivare il più lontano possibile, almeno per evitare di fare un gameplay troppo lungo. Perché il mio obiettivo è vedere se riesco a trovare un altro deserto oppure una giungla e di conseguenza magari una nuova piramide sperando che contenga cose differenti oppure uno ziggurat e vedere se contiene trappole e altre cose del genere che affronterò possibilmente senza crepare, anche se lo sappiamo tutti, basta che qui muori una volta e finisce la serie. È uno degli effetti collaterali di giocare in hardcore. Hai una sola vita, un po' come la vita reale. Se schiatti, non sopravvivi. E se evitassi di fare questi salti inutili, probabilmente vivrei molto più a lungo in questa serie. Ma penso che, come avete già capito dalle puntate precedenti, dopo l'esperienza che ho avuto con quell'Enderman, non voglio assolutamente far sì che la paura possa in qualche modo fregarmi di nuovo. Infatti, basta avere paura, esitare e si muore anche nella vita reale. Chiedo scusa se ogni tanto va a scatti, ma sto usando un server, penso che lo conosciate tutti, si chiama Amaci. Così posso salvare online la mia mappa e se un giorno voglio fare gameplay con altre persone, le posso ospitare e continuiamo insieme a visitare questo mondo che ho creato. E penso che continuerò a giocare in questo mondo per molto tempo ancora. Probabilmente, se non più in hardcore, proverò a rigiocarlo in modalità sopravvivenza. In questo modo lo potrò esplorare a fondo in futuro. Ma per il momento è in modalità hardcore e ve ne potete accorgere tranquillamente dai cuoricini che hanno la forma di teschietti. Nel caso qualcuno dubitasse che io stia in modalità hardcore.
Infatti con questa serve texture pack, come vedete, i cuoricini, che nella modalità sopravvivenza sono pentacolari, in modalità hardcore sono a forma di dischi. Prova più evidente di questa non c'è. Fino a mo' sono riuscito a sopravvivere, nonostante delle stupidaggini molto grosse che ho fatto. Però ritengo che per il momento il miglior modo di andare avanti in questa serie è cercare di non farsi fregare dalla paura. Anche se purtroppo in certe situazioni la paura c'è. Vediamo un po' di arrivare in cima. Spero che passino. Scusate, mi ero dimenticato questo. Va bene, speriamo che i blocchi siano sufficienti per poter arrivare fino in cima. Ok, si può dire che sono in cima e si può dire anche che sta tramontando il sole. La zona, per quanto possa essere nuova, non posso in nessun modo sapere se spawneranno zombie, creeper, scheletri e altre stronzate varie. Per cui stavo pensando, visto che mi trovo abbastanza in alto e visto che ho raccolto un po' di materiale, vediamo di farci il nido su questo albero. E non è un gioco di parole. Intendo proprio farmi un nido. Come? Semplice. Metto i blocchi a forma di quadrato e mi costruisco una bella base. La cosa importante è che la farò a più strati, in modo che ho una protezione sicura. Sì, mi direte che è uno spreco di materiale, però con tutto il materiale che c'è qua in giro, difficilmente potrò rimanere senza scorte. Anche se volessi spaccare tutte queste montagne, avrei tonnellate di stimatori. Io ve l'ho detto, li ho portati adesso solamente per avere una qualche forma di protezione per costruirmi un riparo. E visto che praticamente il riparo ormai è pronto, potrei anche rimanere qui e aspettare l'alba, ma non credo che sia la soluzione migliore. Non mi sento sufficientemente protetto, per cui penso che farò uno strato in più e magari creerò anche una copertura in modo da chiudermi proprio dentro a un bozzolo. Come pensate che farò? Aspetterà ancora qualche secondo e vedrete. Ora basta che metto una chiusura ai due lati. E naturalmente forse è il caso di mettere anche una protezione laterale con i paraocchi dei cavalli. Non credo che posso mettermi una copertura in alto perché posso provarci, però l'angolazione non è sufficiente. Per cui penso che mi farò a mettere una torcia qua dentro e a chiudere davanti. E con questo ho finito. Aspetterò l'alba e poi riprenderò la registrazione. Alla prossima!